funziona. Sì. Allora, dovrebbe andare tutto, eh? Io metto un Metti lo screen. schermo. Perfetto. Dammi il feedback dell'audio, guy, come si sente? Se c'è qualche... Sì, va bene. Devi iniziare un attimo me. Sì, adesso ti alzo subito. Let's start today off with League of Legends' first journey to Netflix. We're taking a look at Arcane. Eccoci qua. Ah, intanto già primo annuncio bomba. Oh, yes. Ok, League of eccoci. Legends fans have been La super serie stoked di about League of the new Legends su upcoming Netflix. series. And guess what? Fantastico. We have some new images from the show, so let's check them out. Cioè, sparano già così proprio. Woohoo. Wow, this the look and feel of this show is so incredible. I mean, League of Legends has done these amazing, you know, CG shorts that we've all watched, you know, before online, but now the fact E that una roba they're di bringing these Arcane. Incredible anime made by Non so se Arcane è la tizia di League of Legends, non conosco il gioco. We have one more thing to show you, an exclusive clip from Arcane. Che stile grafico però, madonna. Beh, mi gioco. Ah, fine. Giusto così. Alziamo un po' il volume dell'evento. Ok. Adesso l'audio dovrebbe essere tutto top notch. Top notch. Non lo sentivo dal 15-18. Mi è venuto dal cuore probabilmente. Comunque è incredibile. Eh sì, sta facendo una bella roba. What a time to be a gamer, huh? Yes, absolutely. Looks amazing. All right, well, there's much more on Arcane coming. And stick around, actually, because I had a chance to interview the creative team from Riot about this project, and we'll be sharing that conversation with you a little bit later. C'è anche Jeff. Man, you are everywhere this month. I mean, we should just like have called it Summer Jeff Fest. I like that. I might keep that. That's a good one, really. Yeah, it's so fun. I mean, so much gaming news this month. But the fact that there, you know, the gaming world is expanding into all these incredible anime, live action shows, it's awesome. And Netflix's slate is incredible. So we're just getting started. Yeah, there's so much. Oh, this is interesting. It sounds like we're supposed to throw to a I didn't think we had commercials, but here's a word from our sponsor. Ooh. Joy is the cure. An umbrella. We found the solution to suffering, a discovery that will change the course of history. La serie è quella che avevano annunciato qualche mese fa di Resident Evil. Ah sì? Sì.
Sì. Qualche mese fa avevano lanciato una serie sui due figli di Wesker. Well, wow. That was strange, isn't it? Yeah. Yeah. Let's move on. Yeah, I mean, if this business has taught me anything, it's if the check clears, the ad pays. So we got to keep rolling. Up next, follow the misadventures of the impulsive Cuphead. La serie TV di Cuphead. And his persuadable brother, Mugman, in this animated series based on the video game. That's right, friends. Yes. We're talking about Cuphead. Ah, beh, sì, che c'è anche la serie di Splinter Cell che non si è cagato nessuno. You're in luck. Because now it is. Non so se avete, non so se voi vi siete accorti che tra i nomi passati, mentre c'era la lista, c'era Splinter Cell. Ho detto, scusami, cosa Splinter Cell? Ma infatti gliel'ho detto anche a Pausino, ho detto almeno è stato nominato questi tre. Sidekick Mugman. Just like the video game, the animation is based off the old cartoon styles of the 1930s. Fantastic jazz soundtrack to match. This show, I've been lucky enough to see a bunch of the episodes. It is so fun. This is going to be a sensation, I think. Yeah, you have to believe the hype. Like, we got a little peek at it, and it's phenomenal. Seriously. We are so excited. Fun. It makes you feel like you're like a kid again, like watching cartoons and the voices. It's amazing. Noi so, che vediamo and we have some news, I think, about it. Yeah, if our hype wasn't big enough for you, we've got a very special message perché, from the show's creators. And King Dice himself. Dove state guardando voi? Sto streamando da YouTube. Twitch. Canale Twitch è più avanti. Perché il canale Twitch è ufficiale. Quello di YouTube è un restream praticamente. Ah, ecco, vedi. Ah, non vedo l'ora. Che bello. All right, let's jump right in. Who will be the first lucky contestant to roll the dice? Io sono impatto per questo. Tantissimo, questa esce, me la mangio. Direttamente. Me la mangio tutta. Get on up here and roll the dice. Don't touch. Abbiamo fatto tutti così. Took down the boss. Esatto. Such a amazing game, but this series, I can't tell you how authentic it is, and the team at Studio MDHR worked with the show creators on this. It's just incredible. So definitely check it out when it hits Netflix. And that's some major news in that video. Wayne Brady is gonna play King Dice, which is incredible. Yes, yeah. I love that we get to drop this news on this show. Yeah, Wayne Brady, he's so talented and so funny and so perfect for King Dice. He's a game show host, right? Like, I love it. Let's make a deal for your soul. Perfectly cast in Cuphead and the other voices. It's such a fun show. All right, well, no matter what shape your head is, you're going to want to stick around. I got to talk with Dave Wasson and Cosmo Segerson about how they've approached taking Cuphead from video game to TV show. Stick around for that. Okay, Rahul, I think you're going to like this next title. Oh, yeah? Why is that? Well, it might have something to do with your shirt. Okay. It might have something to do with vampires and magic. Tra l'altro Geof è assurdo, è ovunque. Cioè non c'è posto dove non sia quest'uomo. Per me è il suo studio magico che lo manda ovunque. Cos'è? Castlevania? Sì. Ok, non l'ho ancora visto. Hanno detto tutti che merita tantissimo. Soprattutto l'ultima. Which means we are here for a reason. Diciamo che sta iniziando un bel connubio tra videogiochi e animazione Netflix. Che mi sta piacendo un sacco sta roba. È molto interessante dove stiamo arrivando. We've lost many people to night creature attacks. Cioè, non solo Netflix in realtà, basta vedere anche le serie di The Last of Us. Cioè, stanno creando della bella rovina. Era ora, eh. Sì. World for our own.
It's a spell. It will have the name of the person he was trying to bring back from the dead. Oh, let me guess. It decodes as Vlad Dracula Tepes. Why the fuck would anyone do that? Huh? Would you do that? I wish I could fucking kill you twice! We killed Dracula. And now we have to spend the rest of our lives making sure nobody brings him back from the dead. When I began this journey, I had a very simple plan. That plan has evolved. The plan is now conquest. Kill everything you see. Begin! Ma stai vedendo le animazioni, Gae? Sì, sì, no, è assurdo. E mi sta dando un motivo per vedere Castlevania. You know me. I'm going to eat your soul. Wow. Castlevania, this is really Netflix's OG gaming series. I mean, the first one that they did has blown up over the past 4 seasons in. Il peccato è che questa è l'ultima stagione. Beh, però in questo modo chiudono con Steven. No, vabbè. Adesso devo ancora vederla e mi sa che la inizierò in questi giorni. Yeah. Actually, it is a tease. Però ecco, mi sta piacendo dove si vuole arrivare, mi sta piacendo tantissimo. Kevin Coldy, Adam Deeds, and ma perché Sam hanno Deeds anche smesso di voler fare le cose low budget. A parte il microfono di questo del tizio. Ma sono io quello sotto, bellissimo. Ecco, questo qua ha la mania delle AirPods e fatti sentire di merda. And I am Adam Dietz, I'm the assistant director on Castlevania. There's been a lot of news dropping and a lot of big announcements this week. So we blackmailed you to be part of Geeked Week so we could share some big news of our own. We hope you enjoyed the Castlevania series finale. We are here today to finally confirm the news that we are nowhere near done with this world. Questo qui è un gatto, si vede. Infatti, we are pretty damn excited to continue to explore the Castlevania universe with an all new series. And now for the most exciting news. This new series will star Richter Belmont and, of course, Maria Renard, and it will be set in 1792 France, against the backdrop of the French Revolution. Stick around for a Q&A with us where we'll be answering all of your burning Castlevania questions. Nuovo spin-off però è in arrivo. Quindi comunque non abbandonano Castlevania. Bene. Cazzo, benissimo. E stiamo all'inizio di tutto quello che dovranno presentare. Io non vedo l'ora di vedere Sonic. Stay tuned for that Q&A later on in the show today. At Umbrella, we know you have a choice where you raise your family. Anche con Wesker, ma chiuderanno con Resident Evil. For better today and a brighter tomorrow. Che a questo punto che poi chiuderanno con Resident Evil. Thanks to our sponsors, I guess. Yeah, Raccoon City's come a long way. I'm glad they're moving on from their past. This has to be building the pre-show di Ubisoft. All right, Netflix has teamed up l'anime di Splinter Cell. Io sto sentendo il sale sulle ferite. No. Allora, l'anime di Splinter Cell, comunque vuol dire che loro tengono a Splinter Cell. Questo mi fa sperare però. Is back. That's what gamers been waiting for Splinter Cell for a long time. But now we have the anime. This game follows Sam Fisher, a former Navy SEAL who's recruited to work for the mysterious Third Echelon Division within the NSA. It's all Black Ops missions, stealth, and military tactics. And the production itself is pretty stealthy, but we do have a first look image of Sam. Here we go. Sam Fisher. Madonna, è bello. Returns for duty. Adesso arriviamo anche noi a vederlo. The reveal. Questo è un paio di minuti indietro. Oh.
È quasi un minutino, oddio. I was gonna say, yeah, Splinter Cell, such a classic, you know, series. We remember playing it on Xbox back in the day. Yeah, it was one of my first games on the Xbox. Yeah, incredible franchise. People have been wanting, every year in my Twitter feed, people are always saying, when are we gonna get another Splinter Cell? Lo sappiamo, Geo. It's been a number of years since the last game, so I'm so excited that Ubisoft is doing this with Netflix. And we don't know much about it, but it does have a stacked talent team behind the show. They sure do. Writing the series is Garrett Kolstad, the creative mind behind the John Wick series. And on top of that, we also have Sun Creature and Fost as the studio behind the animation. Oh yeah, I cannot wait to see Far Cry. Yeah, they're excited about it. Up next, we are taking a look at a new title from the Far Cry universe based on the Blood Dragon DLC, Captain Laserhawk. Now, Blood Dragon, you guys probably remember, an amazing add-on DLC for Far Cry 3, just totally flipped the whole vibe of the game to this 80s throwback, so you can imagine that's what you're gonna get from the anime, with amazing explosions, fast cars, and bright neon everything. It's true, any fan of 80s action movies are gonna love. Ma spostati su Twitch, Emanuele. We can confirm that Bobby Pills will be the animation studio responsible for bringing this to life. And è problematico, secondo me, se faccio i cambi. Eddie Shankar about the title. No, vabbè, è semplicemente ti metto il link in privato, fai un copia e incolla. Welcome, Internet. Welcome to the Bootleg Universe headquarters. It is so good to have you all here. For those of you who do not recognize me without KISS makeup on, my name is Adi Shankar. I'm here today to present to you a new show that I've had the privilege of creating. It's called Captain Laserhawk. The show is called Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. For those of you who aren't. A few things. The first is Elseworlds. For those of you who are not familiar, Elseworlds is a DC Comics imprint that did alternate universe versions of DC properties. Everyone watching should check out a book called Kingdom Come. It's the Citizen Kane of comic books. And hopefully I didn't get canceled for comparing Citizen Kane and Kingdom Come. But to me, that's my hot take. The second, Captain N, which was a show that for the most part, people did not like, stavo più controllando. But it was an awesome concept, designed as a creative reinterpretation of Nintendo's big properties from back in the day. So Captain N, the Game Masters, but good. Perfetto. And also a big inspiration. Forse mi sento leggermente in caverna. Quello penso sia normale. Every year in change. No, si sente doppio. Unauthorized fan films that were creative, dramatic reinterpretations. Ah, probabilmente perché prende il of the microfono they were dal called desktop. The Bootleg Universe one-shots. You know, these were things that I would get cease and desist letters for. This wasn't a celebrated thing at the time. I mean, sure, people on the internet liked them. Cut to 2016, I got a call from Ubisoft saying, hey, come work. Adesso dovresti essere pulito. Truly insane conversation that I thought I would never have, where I was asked if I wanted to ottimo, ok. Però se siamo anche pari, quindi sì, così almeno posso commentare anche io, posso commentare quello che vedo. The treasure chest of all this beloved intellectual property. Put it in the Addy filter, then I like regurgitate. L'abbiamo iniziata un po' a rilento quella di oggi, però ci sono tante tanti belli annunci. And I couldn't be more proud and I couldn't be more grateful to Hugo, Helene, Gerard, Claire, everyone at Ubisoft for giving me this opportunity, and it wouldn't have happened without you, the fans. So thank you. The world of Captain Laserhawk is set in a parallel universe where in the 1950s, automation became widespread. And to be clear, automation in this world, in this timeline, looks like the movie Iron Giant. And that created massive ripple effects. Widespread social upheaval occurs. Unemployment is through the roof. And then the biggest tech company called Eden comes out. Cioè, praticamente ha fatto la serie sul DLC. Eden effectively. Esatto, su Blue Dragon. Che figata. And that's when they start exerting social control. Mass surveillance, big data. Really all the reasons why this show's on Netflix and not Amazon. The story of our show follows our protagonist, Dolph Laserhawk,
Dolph is a cybernetically enhanced super soldier who escaped from the Eden army and is trying to pull off his one final heist before sailing off into the sunset with his boyfriend. Lo stile è bellissimo. The animation on this show is going to be awesome. We really wanted to bring you guys something different, something unique, something that is a confluence of various animation styles. Like a love letter to everything we grew up with as 90s kids. So, if you like anime, Saturday morning cartoons, violent video games marketed to kids, pro wrestling, steel cage matches, cyberpunk dystopias, Paul Verhoeven, John Carpenter, then this show is for you! Yeah! You know, I could describe this all day, but I'm just gonna cut to a 10-second clip, then you'll see what I'm talking about. Però va bene. È un po' impazzito. Non poteva presentarlo meglio. No, ma che figata però, cioè... Io questo lo voglio vedere subito. Guarda lì! Capitan Leatherhawk, Cobra Dragon Remix. Was made by a fantastic company called Bobby Pills. And they are the animation studio. Oddio. That is making the world of Captain Laserhawk. Questa di qualità, eh. Without further ado, Bobby Pills, ladies and gentlemen, very talented people, very talented artists. Dream to work with. I'm sure they'll say the same about me, but if they don't, it's okay. Hey Eddie, thank you. Welcome to Bobby Pills. Hello, I'm Mehdi. I'm the director of Captain Laserhawk. And I'm Balak, and I'm the creative director at Bobby Pills, the studio that is making Captain Laserhawk. Ubisoft came to Bobby Pills with a new project. It was kind of the first time that we would do something like that, like to direct and produce a whole show without us actually writing it. Usually we are very picky with the writing, so it was really important to us that we really connect with the show that we are about to make. And the like kind of miracle that happened is that like it clicked almost instantly. Typically we do shows that shouldn't exist here, and this show is just like that. This is so crazy, the idea is so like crazy that it shouldn't exist, so it was the perfect match. It was like a dream, like for someone like Balak or me or a few people out there who were born in the 80s to be able to do a show that has so much references about, you know, what we grew up with. So we're like little kids again, trying to, you know, do our own OVA back in the 90s. To go back to that kind of feeling, but not just mimic it, not just like spoofing it, but like to pick it up well. Hanno fatto un sacco di ricerca, comunque si vede. Sì, no, hanno fatto un lavoro de grisso. In animation industry, okay, if we pick that original flame, the original thing that made us want to do that job, and okay, where are we now with that, you know, original flame, with our long experience? And then Adi came up with all those crazy ideas about showing some video games influences, and very quickly came the opportunity to explore like pixel art, very low poly 3D. Questa è la pixel art fatta come si deve, si vede, cavolo. Sono c'è un grandissimo lavoro. Also, like, you know, non è per niente facile. Boy, black and white. So, and it gives us, no, anche perché non è pacchiana più che altro. Actually, the different styles was one of the main appeal of the whole thing. Like we can, as you said, go from video games to comic books to whatever. And that kind of artistic freedom was like one of the main things that we can say we can go for that kind of stuff, because it's crazy to do that thing while actually like not being style over substance, but actually find the right shift of style to convey the storytelling in the most compelling way.
and we grew up with so many influences, you know, from Gorillaz, who started mixing, to the 3D live action. Also, like the work of Yuasa when we saw Mind Game. And you always think, like, there's never going to be a project that cool where you can explore. There's always going to be, like, a limit. This time is the total opposite. Like, Adi and Ubisoft are always super open minded, and sometimes we have to stop them. Yeah. And I think there's no way that that show could exist anywhere but thanks to this kind of platform, thanks to the people at Netflix that can just go, yeah, go for that crazy. One thing we will never take lightly is the emotions of the character. That's the most important thing. Like, we want to people to feel connected to them, and not just, you know, maybe they can be interested in the show for all the, you know, first impression gimmicks maybe, but they will stay for the story and they will stay for the characters, I guess. So that's it. We're really excited and happy to be working with Netflix, Ubisoft and Adi Shankar, and we really hope you love the show as much as we do. Yeah. Voglio adesso però. Più che altro, ecco, sono tante serie senza avere uno specifico per quanto riguarda una data, qualcosa. Anche perché fino adesso vedo che sono, alcune sono in pre-produzione, alcune sto... esatto. Oh man, that aesthetic, that vaporwave, synthwave, everything. Everything wave. Give us more of it. If a show based on the Blood Dragon DLC excites you, then you're gonna love this next announcement too. That's right, we're also happy to announce, alongside Captain Laserhawk, we also have a new Far Cry anime coming to Netflix. Pero. That's right, and we've got we've got the Far Cry logo. It's just the logo. Diversissimo. I wonder which Far Cry it's based on. Sempre anime, giusto? Sì, sì, sempre animato, sì. BC 10,000 to say, right? All over the place. So we'll see. I guess no news yet on which Far Cry it will be, but really you get two Far Cry shows here. You get Captain Laserhawk and then this brand this new Far Cry anime. Very, very mysterious one. Ubisoft is doing some great stuff for the gaming community with... Tra l'altro sono due serie, come dici, come stai dicendo che ho fa adesso, sono due serie da Netflix. Cioè da Far Cry. Okay, so we've been talking about a lot of shows based on games. Let's take a look at a game based on a show. That's right. On Wednesday, we showed you some of the first look images of the Smite and Stranger Things crossover. And now we've got... questa era tanta roba, l'hanno fatto vedere ieri. Let's hop into the action. Questo è proprio bello. Vabbè, cos'è che era Smite, no? Sì. Questo è quello che hanno fatto vedere esattamente ieri. Così che mi sento io ogni tanto. Questo momento poi ho il Demogorgone davanti. Stai insultando tua moglie? No, il gatto. Ah, ok. Oh, so good. I'm gotta get back into Smite. Ah, perché stavo già sentendo le voci della galera. No. No, è arrivato uno dei gatti, è proprio qua davanti alla tastiera, ma almeno... Cioè, ti sta facendo praticamente il bagno davanti allo schermo. E Veronica, lo vuole lasciar lì, è quello, capito? No, però un plauso a Netflix, sta mettendo proprio tanta qualità. No, ma sì, sta facendo una cosa bellissima. Non è pacchiano, cioè, capito? È... The Witcher. Yeah. Oh, sì, io questa la stavo aspettando da una vita. Oh, The Witcher. Però sembrava strano che non ci fosse oggi.
because first looks are coming at you fast, like real fast. Like, don't blink, all right? Let's roll the clip. Need to understand. Danger. Vabbè. Proprio first look, proprio così. Era talmente veloce che non ci ho capito niente. E infatti siamo i due. I'm not gonna blink. Okay, Siri. I need to understand. Here comes. There's a weapon. Some light. Wait. Did I see? Was that Henry Cavill? Adesso non mi ricordo come finiva la prima stagione. Praticamente finiva nella foresta. Sì. Dove si incontravano tutti e tre, Siri, Geralt e cosa? Mi viene mai in mente il nome. Yennefer, sì, si incontravano tutti e tre, vero? O solo Ciri e Geralt? Se non sbaglio, si incontravano Ciri e Geralt, che da lì poi parte tutta... Sì, esatto. Tutto il filone del libro, niente spoiler, non dico niente. Should follow Netflix Geeked right now, and can you scrub through it frame by frame and let us know which Easter eggs we didn't see? People in the chat right now, I think you guys should try and decode what was said. I want to know who's going to crack that code, because I know it's going to happen. Cavolo, Jeff sa proprio come funziona, però. Sì, no, lui è bravissimo. To share about The Witcher later in the show, but first, a word from our sponsor. Not these guys. One more thing, così, At Umbrella. Our business is life itself. Albert Wesker. Okay, not the teaser di... I cannot take that anymore. I think we just need to talk. Ce l'hanno questo cazzo di teaser? Yeah, we're bursting at the seams here, and so is chat. Okay. No, finalmente Resident Evil. Brand new live action Resident Evil series, and today we can confirm that season 1 is in production, and we are so excited. Ah, in live action però. Sì, no, era anime, era live action. I'm a huge fan. The franchise has had 8 fantastic mainline. Dici che la fanno paro paro al gioco? No, dovrebbe essere tipo sui due figli di Wesker. Poi dopo mi fai capire, non è vero? No, perché io non conosco Resident Evil. Yeah. Veronica sì, è per quello che gli ho chiesto. Ah, ok, stai parlando con Veronica, scusa. Beh, fa lezione pure a te se vuoi, non ti preoccupa. Lance Reddick. Beato tra le donne, insomma. Let's go. John Wick, Fringe, The Wire. And even in video games, right? Silence of Horizon Zero Dawn's Lava in the Destiny games. Yes. He is such a great guy. He came to the Game Awards a few years ago and presented, and he just said, hello, Guardians. And he loves games. He loves this audience. And that is so exciting to see him cast in the Resident Evil live action series. That voice, man, he is an amazing pick. I mean, what an actor, what tonally, like, ugh. Mm-hmm. I can't wait to see what he does with Wesker. I love it. Yeah, and it's a great cast all around, too. Let's take a look at that photo again. Yeah. Okay, so we're going from left to right. So that's Adeline Rudolph, and she was in Riverdale and The Chilling Adventures of Sabrina. Mm-hmm. Sienna Agadong next up. She was in No Good Nick. Of course, the iconic, as we just said, Lance Reddick playing Wesker. The amazing Paola Nunez. She was in Bad Boys for Life.
And Tamara Smart from A Babysitter's Guide to Monster Hunting. And finally, Ella Balinska. She was in Charlie's Angels. And what an awesome cast. I can't wait to see, you know, them live action. You see the cast photo, you're like, yeah. È un bel cast, non è male. Sì, sì. It feels like such a fresh take on Resident Evil. Absolutely, yeah. I can't wait to see some Raccoon City uniforms and yeah. Esatto. I can't believe we got to break that on this show too. Yes. Più che altro se lui fa Wesker, tacciato che Wesker me lo ricordavo bianco, quindi... ok, però filoni di Netflix sappiamo. Sì, 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 no, però dico, avevo letto che erano un maschio e una femmina i figli. Ok, va bene. E dai, fatemi vedere sto Sonic. Dragon's Lair. Eccolo. It's an OG gaming franchise. Cyberpunk, Assassin's Creed, yes. Mm-hmm. Dota. Yes, so much stuff. Yeah. I'm thinking we're going to have to do this again sometime. If, you know, they'll have me back. I hope you'll invite me back. Oh, Jeff, you'll be in. It's me that they're worried about drawing stuff. You may be off, filming your new Zack Snyder. You know. Voice your new Zack Snyder show. We might have to. Se la prendono con quello più bello comunque. But the party isn't over just yet. Stick around. In the next hour, we've got the cast of Cobra Kai, the Army of the Dead VR experience, Q&As with the creators of Castlevania and the Cuphead Show, and so much. Ho capito bene, nella prossima ora. Sì, ha appena detto questo. Quindi che dura ancora un'ora? We have one more announcement There's for the day. One more thing. Yeah. We almost went dark there. No. No, ok. La presentazione finisce adesso, ok. Sì. Oh. Witcher Con, che bello. No, prova a dirli vicino, che belli, cavolo. Netflix present coming together July 9th. Il 9 luglio. Oh my god. That looks. Che bello. And I will see you guys at WitcherCon on July 9th. And you'll see us now on the post show. Woo. So we'll be back after this. Oh, sì, 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 sì. First design aesthetic. How culturally ambiguous anime was as a genre really taught people how it attracts all cultures. You not necessarily grab inspiration, but what inspires you? I just remember being a kid watching those animes. It took me to a different world. I found it easier to communicate through illustration, which was greatly inspired by anime. There's never really been this even representation for African-American characters. I had already known about LaShawn Thomas, so I was really excited to get a chance to... Faccio dire che con l'animazione Netflix ci ha messo un attimo. Ha acceso un attimo la marcia. Sì. Più che altro sta prendendo piede nel mercato, che almeno sai, si va un pochino a variare. Cioè, ad Eden, che bello. And seeing us break down barriers and killing it. We only grow when people check out the culture, so we expose it to a different audience. That's what really is success for me. Se ci ricordiamo l'animazione di 20 anni fa, siamo 60 anni avanti proprio. No, poi sai cosa? Secondo me Netflix all'inizio ha mosso i primi passettini. Effettivamente a livello di grafica e tutto quanto la qualità è sempre stata alta. Però mancava tanto a livello di contenuto e di storia, secondo me. Già. E adesso sta implementando anche quella mancanza. Sì. Se è bello e in più se è scritto bene, hai vinto. Diciamo che magari tanti giochi abbiamo voluto vedere o la trasposizione anime o dice una serie più un pochino più prolungata, quindi questo nuovo filone è qualcosa di figo, molto figo. Sì, davvero davvero tanto. Ok, quindi abbiamo finito praticamente. Adesso presentano il cast o quantomeno danno maggiori informazioni su tutte queste serie TV che hanno fatto vedere. Ah, ok, è il post show questo, ok. Questo qua è il post show, esatto.
Esatto, questo qua è il post show, quindi in realtà è già finito. Vabbè, gli annunci sono stati comunque a tante cose, le hanno fatte molto brevi. Sì, sì, sì. Poi anche Splinter Cell, il live action di Resident Evil, che alla fine ha solo fatto del cast. Hanno lanciato l'esca. Ecco, Sonic non l'hanno fatto vedere. Me l'aspettavo in realtà. Però vabbè, lo recupereremo. Manuel, cioè, è fissato con Sonic. No, è che col fatto che mi hanno buttato fuori sto Star Remastered di Colors e il nuovo titolo cross-gen, sono in hype a bestia. Un po' esaltato. Sì, sì, sì. Un po' tanto, perché non vede, cioè, ogni cosa che vede è Sonic. Adesso c'è Sonic. Sonic. Ma perché Sonic ha avuto un brutto periodo che hanno... Un grande brutto periodo. Che sembra che adesso hanno deciso di cancellare e ripartire. Quindi, Guy, cosa facciamo? Guardiamo anche il post-show? Ma come volete, voi non avete una live anche a preparare dopo? Esattamente. Rebecca? Tralasciando che potremmo anche fare Tribeca tra un quarto d'ora, già che siamo qua. Però cosa facciamo? Stacchiamo e riattacchiamo? Teoricamente Paulino aveva detto di far così. Sì, perché perlomeno caricavamo, poi dopo tutte le live che facciamo vengono ricaricate su YouTube. Esatto. Tribeca è alle 11 del mattino, contando che Netflix era alle 9, quindi per Netflix hanno messo 2 ore, quindi dalle 18 alle 20. 20-21 il Tribeca, 21 poi parte Coach Media. O, come abbiamo visto ieri sera, Prime Matter. Esatto. Qua abbiamo visto ieri sera. Diciamo che comunque è presentato bella rubina. Sono contento. Allora, non vedo l'ora dell'anime di Cuphead. Quello sì, tantissimo. Molto, molto. E Splinter Cell. Ma perché io Splinter Cell spero sia il modo per rilanciare anche il gioco. Già. Intanto io sto morendo con Cobra Kai. È che non l'ho mai visto Cobra Kai. Devi recuperarlo. È Karate Kid, ma all'ennesima potenza proprio. Io sto avendo un problema che in sto periodo non riesco a vedere le serie TV. Anche Loki, che è uscito l'altro giorno. Sì. Ho visto la prima mezz'ora e devo ancora finirlo. Quindi devo mettermi lì e aver voglia, perché devo fare 800 cose insieme. Già. Perché sennò non sono contento. Quindi mentre guardo qualcosa devo anche giocare o leggere o fare 800 cose insieme, appunto. Quindi devo mettermi lì e quando ho tanto da fare allora mi metto a guardarla. È lo smart planning. Madonna, sì. Sì, si chiama fare 50 cose e non capirne neanche una. Allora, aspetta, questo parla per Manuel. Giusto? Sì. Ma sai che qua sei quello bullizzato. Ma in realtà io ne faccio una, la faccio sempre bene, però... Capita in realtà quella... ne fai una e fai male, perché ti devo incazziare. Poi dopo la fai bene. Che ripeto quello che ho detto ieri, che ardite parole per un piccolo uomo. Io infatti ho detto a Paolino che creerò il mio stendardo nella tribù dei miei fedeli, fedelissimi. I sentimentos. Sì, esatto. Il sentimentos team. E guarderete Sonic tutti assieme. Sì, sì, quei popcorn però, e le patatine. Mi immagino i sentimentos, cioè quindi solamente lui, a ogni live. Oh raga, c'è Sonic. Sono hypato. Sono hypato per Sonic. Ma a proposito di hype, ma è una live su LOL, ma ci sarà Sonic. Quando ho visto il teaser di Cobra Kai 4 che è venuto fuori Terry Silver, quanto ho urlato di là. Tanto.
pensavo ci fosse Sonic anche lì. No, no, per favore, no. Vado a prendere un po' di Sonic. Un po' d'acqua, sì. Karate began as a common fighting system known as Te. And after Veronica, te invece? Cosa? Non mi piace Sonic? No, a parte Sonic. Hey. No, io sono cosa davvero... hai pensato di questo evento? A me ha fatto molto piacere, non tanto nel senso da dire caspita, mi hanno dato un sacco di contenuto che uscirà da qui a stasera, perché appunto sono tutte serie in produzione ancora o che stanno pensando o cose così, però mi sembra, almeno quello che spero dopo averlo visto, è che si prendano proprio il loro tempo per farle bene. Mi sembrano serie che possono avere una bella qualità, e è quello che stavamo dicendo, appunto sono contenta che siano molto molte di queste siano proprio riguardanti dei videogiochi e anche proprio prese da pezzi di videogiochi, perché fino adesso sono stati trattati male, secondo me, a livello di serie TV, di film, comunque in streaming e in visione. Cioè, di solito, se c'era una serie o un film che parlava di videogiochi, era lo stereotipo della noia e del low budget e proprio della serie B di qualità. Quindi mi piace questo passo avanti che ha fatto Netflix, mi piace che abbia puntato lo zoom su questo settore e spero che continuerà così. Poi soprattutto non vedo l'ora di vedere tante di quelle serie che hanno annunciato, che vabbè, io sto agli indie quanto alle serie TV, quindi va bene, sappiamo tutti che sono il bidone della redazione per queste cose. E addirittura sì, io sono appena arrivata, ma man mano mi conoscerete. Tanto noi abbiamo in programma comunque di dare ampio spazio neanche a Netflix, esatto, sul sito, quindi ragazzi preparatevi a una serie di recensioni fatte da Veronica su roba Netflix. Giusto. Su un sacco di roba Netflix. Però sappiamo tutti che bisogna prima partire dalla gavetta, e quindi in realtà mi metterete a fare tipo Paw Patrol e tutte quelle cose lì all'inizio. Madonna, guarda, non io farei fama anche al mio peggior nemico. Cioè adesso va bene tutto, ma anche no. Ah, comunque, sai, guarda che riescono a curare bene anche quelle. È inaspettato, però ce la fanno. Non ci pensava nessuno, però. No, però lo dico io. No, vabbè, comunque, quella di Cuphead è nella mia lista dei desideri da vedere, proprio. Anche Paw Patrol? Quella di Cuphead, sì. Quella è veramente bellina. Hanno fatto una bellissima cosa. Poi già era bello giocato, esatto. Sembrava quasi un cartone in movimento. Adesso finalmente possiamo dire che è un cartone. E poi in realtà sì, anime, cartone, cioè nel senso. Sì, beh. Io l'unica cosa che aspetto meno di tutte, anche se è un po' un controsenso in realtà, è il live action di Resident Evil. E io... Perché? Allora, amo Resident Evil, ma non ho mai apprezzato la sua trasposizione come film. E non lo so, i live action non mi prendono particolarmente. Ma perché dici non sono... come dire... possono non essere fedeli a quanto vedevi? Non so, probabilmente è proprio una mia limitazione, nel senso che, sai, con una serie animata poi, cioè, lavori comunque di grafica, di movimento e tutto quanto, sì. E puoi creare delle cose incredibili che sono davvero belle da vedere. La live action, cioè, è bruttissimo da dire, ragazzi, prendetemi fra virgolette per favore, però c'è il limite umano delle persone dentro.
e secondo me non rende tanto quanto un possibile anime o comunque in 3D. Non lo so, è proprio il concetto di live action, con le persone e tutto, che non... Faccio dire che ad esempio The Witcher è venuta molto bene. Però, sai, The Witcher è più impostata come un film, secondo me, che come una live action. Merito anche comunque del cast che ci hanno piazzato dentro, sì, eh. Cioè, sì, questo sicuro. È il cast che fa la differenza all'inizio. Poi, certo, ogni opera può essere predisposta oppure no. Dipende sempre come la metti giù. È un po' più vicino. Quello, quello molto vero, che è verissimo anche quello, eh. Però... secondo me dipende anche da come vogliono loro buttarlo giù. Nel senso... quando fai un lavoro come può essere quello di The Witcher, dove metti una cura particolare su tutto, allora è un conto. Se invece lo lasci un po' non dico fumoso, ecco, ma non pensi tanto, perché magari pensi semplicemente a far conoscere il brand e basta. Mm-mm. A sdoganarlo, così come secondo me potrà essere la serie di Last of Us. Che io non uso tanta fiducia nella serie di Last of Us. Ma questo perché, Guy, è per una questione di casting o... No, perché secondo me The Last of Us è una di quelle cose che in una serie TV, proprio come serie TV, non ha un appeal. Ok. Perché okay. È una storia che tu devi vivere tutta, cioè da inizio alla fine, non settimana per settimana o puntata per puntata. Proprio un film. Già il film di The Last of Us sarebbe stato diverso. Sì, esatto. Poi lasciamo stare il cast, ma il cast non fa impazzire. Però non sono mai prevenuto in base al cast, perché anche perché io di cinema, attori, sono un cazzo. Lo dico proprio molto chiaramente. No, ma non vuol dire niente sapere a schiotte però, tipo, se io leggo i nomi, per me non voglio dire nulla. Però una storia come The Last of Us, faccio esempio stupido, quelli di Splinter Cell, ok? Ok. Quelli di Splinter Cell sono magari ogni puntata una piccola operazione di Sam Fisher. Esatto. Cioè, sì, cioè, è una moltissimo. Cosa che prende, inizia e finisce. E so che le serie TV sono quelle cose che ti devono portare a un climax, va benissimo. Ma io sono convinto che alcune cose siano adatte a questo. Altre molto meno. The Last of Us per me è uno molto meno. Sai cosa? Potrebbe funzionare con episodi non da 23 minuti, ma da 45. La differenza del minutaggio si sente. Però deve essere anche corta. 6 episodi, 5-6 episodi. Esatto, perché se mi fai tipo un... faccio un esempio stupido, 15-16... Sì, caspita. Poi diventa pesante. A livello di The Witcher comunque, quei 5-6 episodi... The Witcher cosa sarà? Tipo 6 episodi? Non mi ricordo più. No, The Witcher mi pare fossero di più, 7 forse. No. Direi 12 addirittura. Così tanti? Non mi ricordo, sai. Controllo, guarda, controllo subito. Apro Netflix e guardo. Che scemo c'ho sul televisore Netflix. Ok, here we go. Go Shrek. Almeno 10 me ne ricordo io. Sono 8. Sono 8 episodi. No. Mi ricordavo 10. Eravate a metà. Sono 8 episodi. Quella lunghezza lì, quella durata lì. Da 40-45 minuti l'uno, con l'ultimo magari di un'ora. E allora dà quel senso cinematografico, secondo me. E anche quello che dicevi tu, infatti, di dare... comunque modo di viversi l'esperienza, di non tagliare subito. Ti dirò invece che secondo me The Witcher doveva essere più lungo.
potevano farci almeno due o tre episodi in più. L'abbiamo detto anche noi. Ma era una prova, era una prova, si vedeva tantissimo. Infatti hanno vinto e la prossima sarà... Sì, sì, no, ovvio, era una prova, ovvio. Però... sono veramente convinto che sarebbe dovuto essere un pochino più lungo. Non troppo, un pochino. Sì. Sì. Tipo altri due episodi, arrivi a 10, to. E quello... Tra l'altro, ecco, invece mi sono confuso, perché quella che dicevo io con i figli di Wesker si chiama Infinite Darkness ed esce l'8 luglio. Quella, di Resident Evil. Quella sì, appena uscito anche il trailer, la data, come hai detto tu, e tutto. Ma io avevo capito che ci fosse una serie animata di Resident Evil. È questa qua, Infinite Darkness. Non è animata, ma è CGI. Ah, in CGI, 3D. Ok. È quella che ti ho fatto vedere anche il trailer l'altra volta. Ah, già, sì, ok. Tra l'altro, su Netflix, nella sezione delle nuove uscite, hanno anche, adesso non so se è una cosa che hanno annunciato recentemente, The Witcher Nightmare of the Wolf. Sì, infatti io mi aspettavo di vederlo. Che è il film 2D. Sì. Ma dovrebbe uscire a breve, secondo me. Fine mese? No, mi c'è dettagli presto disponibili. Ah, quindi... ok. È un secondo me alla WitcherCon diranno qualcosa a questo punto. Sì, anche perché è segnalato comunque per quest'anno. Quindi... hanno fatto uscire il logo. Niente, sto vedendo le cose, tipo c'è il film di Dynasty Warriors anche adesso. Sì, ma ultimamente sono usciti un sacco di annunci del genere. Il primo luglio esce il film di Dynasty Warriors. Tanta roba. Loro si stanno divertendo un sacco. Ma infatti loro li abbiamo conosciuti che erano bambini e adesso sono diventati praticamente adulti. Sì. E cosa facciamo? Lasciamo questa schermata o andiamo... quella libera. Qual è quella libera? Ma... quella di... tanto, ma per salutare dici? No, magari sai, gli stiamo comunque parlando sopra fino adesso, intanto che loro si divertano bellamente a giocare. No, almeno c'è qualcosa sotto, direi. Sì, esatto. Tanto meno facciamo due chiacchiere, ma ci sono loro sotto e... si vedono loro che combattono e parlano. Massimo abbassa il loro audio. Tanto un incidente interessante, cioè interessante. Il cast di Cobra Kai che gioca Street Fighter. Che già di per sé è tanta roba. No, Tribeca quando inizia allora? Inizierà alle 19. Quindi scusami, alle 20. Alle 20, ok. 20-21, 21 coach. Ok, quindi abbiamo... Allora, io lo balzo Tribeca, scusate. Se era la prima, sì, ma Tribeca non riesco. Noi cosa facciamo? Facciamo il... dici. Se... io, allora, constatando che ci sono delle cose molto interessanti anche da loro... beh, effettivamente noi tanto adesso avremo tipo un'oretta. Sì. Per mangiare. Esatto, potremmo anche metterla su. E poi quando... per le 9, però più che altro va in conflitto con... l'altra. Con Prime Matter, sì. No, beh, ma allora, in realtà credo che tanto loro fanno eventi tutti consecutivi, quindi in realtà durerà 45 minuti, 50 minuti. Ah, ok. Credo. Cioè, non sono così, tra virgolette, stupidi da andarsi a pestare i piedi, anche perché Prime Matter è l'evento clou di stasera. Esatto, sì. Esatto. Di dubbi, cioè credo che abbiamo ben studiato i tempi per arrivare a Prime Matter con magari con 5-10 minuti di tempo per far fare il pausa bagno alla gente, diciamo. I link, Gae, li troviamo comunque qua su Twitch, dici?
Comunque Twitch, esatto, sì. Okay. Twitch Gaming, secondo me, no aspetta, Twitch Gaming no, perché Twitch Gaming non ce l'ha in programma, però c'è il canale dei The Game Awards. Ah, ok. Tipo quello che avete seguito ieri sera, se avete seguito su Twitch, su YouTube. Su YouTube. Ok, no, c'è il canale dei Game Awards su Twitch che... Fammi vedere un attimo. Sì, infatti vedi, il canale di The Game Awards è live adesso con Netflix. Anche loro con la seconda parte. Ok. Loro fanno tutto di seguito. Fanno Tribeca e anche Coach. Fanno tutto. Tutto quanto. Beh, streamiamo da loro allora. Ok. Perché conta che è come se fosse il canale ufficiale di Summer Game Fest. Esatto. Solo che non c'è un canale ufficiale di Summer Game Fest perché è il canale di Game Awards. Esatto, di The Game Awards, sì. Tra l'altro, Splinter Cell sono 8 episodi. Ok. Dal creatore di John Wick. Sì, quello l'avevo esatto, l'avevano detto, sì. Tanta roba. Me l'ero persa quello. No, roba. Quello deve, sono dovrebbe... 8 episodi. Gae, la sì. Storia segue il former l'ex Navy SEAL Sam Fisher, dopo che è stato reclutato dall'NCAA per lavorare per la misteriosa terza divisione Echelon, okay, dell'agenzia. E vede Sam Fisher ingaggiare numerose missioni, quindi come avevamo detto prima, sì, esatto, la cosa non si arriverà probabilmente a una... E tra l'altro... Io mi sono perso l'annuncio, dico la verità, di questa cosa qua, ma si sapeva già da ottobre. Hanno riconfermato la serie di Assassin's Creed. Questo sì. È vero. La live action. Ah. Sperando non sia come il film. No, non si nominano queste cose, per favore. No, Netflix, tendo a essere... Certo, mi aspetto l'assassino nero. Che bisogna essere inclusivi in questo periodo, però sì. Beh. Io invece ti chiedo, adesso che fra un pochino ci salutiamo e tutto, dato che noi comunque siamo nuovi, perché è la prima conferenza, sono le prime conferenze che seguiamo, mentre per te no, com'è vivertele così online? Allora, io non l'ho mai vissuto in altro modo in realtà. Ah, ok. Cioè io non sono mai andato a Colonia dal vivo o da altre parti dal vivo. C'è da dire che quest'anno cambia il fatto che le notizie... prima era un continuo avere anteprime, notizie proprio a bomba. Che mi ricorda che quando facevo il capo del reparto news era un costante... annuncio, ovviamente è una settimana dove non ti fermavi mai. Questa cosa è molto rallentata, lasciano tutto per i loro show, diciamo, i loro streaming, ed esce molto poco, anche perché i giornalisti non provano le cose lì, le provano online, quindi è già diverso rispetto al vai lì a porte chiuse, hai l'appuntamento, magari hai una settimana di appuntamenti, quindi magari chi lo prova prima esce prima con le impressioni, certo, escono dettagli dalle interviste, cioè è una cosa che è totalmente diversa adesso, soprattutto perché questo, perché prima le tre era una settimana punto e basta, invece adesso è un evento che dura un mese, cioè tre mesi, un'estate intera. Sì, perché poi continuano man mano, ognuno ha i propri e vanno avanti. Esatto, perché comunque è la Summer Game Fest. Quanti... Quindi fino ad agosto con la Gamescom le robe usciranno inframmezzate. Quindi è completamente diverso rispetto a prima. E rispetto all'anno scorso la trovi un pochino migliorata la gestione? Sì, anche perché l'anno scorso non c'erano proprio le tre. Quindi hanno fatto solamente il... Summer Game Fest con un eventino a giugno e poi la gente a caso, tipo Sony a fine mese, Microsoft a luglio,
Cioè, molto invece adesso hai comunque 3-4 giorni di cose molto fisse, che sono appunto questi giorni qua con tutte le conferenze, tutti questi orari, e poi comunque un po' di pausa, perché comunque un po' di pausa magari con qualche eventino tipo EA a luglio, robe varie, e poi ci si inizierà la Gamescom con l'altra settimana di live stream e robe varie, cioè rispetto all'anno scorso meglio così, perché preferisco avere tante notizie insieme piuttosto che dire chissà quando arriveranno notizie. Sì, l'anno scorso abbiamo brancolato tutti nel buio, ma quest'anno sì, vedo molta più organizzazione. Sì, faccio dire che l'anno scorso il Covid ha preso tutti di sprovvista. Sì, esatto, cioè comunque si sono impegnati l'anno scorso durante una pandemia, c'è stato comunque il lancio della next gen. Sì, esatto, è tutto, quindi sì. È quello, e cioè l'anno scorso hanno lanciato veramente una generazione così dal nulla. La senti la mancanza di Sony, Guy? Me lo stai chiedendo davvero? Sincero. No. No, sono... Sono sincero, no. Perché tanto sappiamo che in questi giorni comunque arriverà qualcosa da Sony. Prima era tanto il discorso del cazzo Sony e dopo Microsoft, quindi Microsoft lancia, Sony deve rispondere. Adesso non c'è più questa cosa, anche perché la guerra tra virgolette si sente molto meno. Sì, sì, ormai non si sente più come prima, anche perché comunque sono due grandi macchine, sono due grandi società con due visioni completamente diverse del medium. Così uso una parola che ti piace tanto, ma lo sapevo. E se prima si davano la lotta, adesso tanto sai cosa ti aspetti da una, sai cosa ti aspetti dall'altra. Che da una ti aspetti le grandi esclusive, quelle che ti costano 80 euro, ti aspetti una serie di cose che sai comunque che arriveranno, God of War, l'Uncharted di turno ovviamente, sì. Non d'altra parte, oltre alle esclusive. Ma in realtà loro dicono, noi sì, vi lanciamo le esclusive, ma abbiamo una cosa più importante che è il Game Pass. Già. Prendete, giocatevi tutti, questo è il corpo... Del medium. Offerto, del medium offerto in sacrificio per voi. Io già mi vedo Paolino, che in questo momento gli è venuto un brivido sulla schiena, starnutito per due volte. Anche quello poi si palese dal nulla e... occhio. Grazie. Ma infatti, appunto, poi è appena uscita anche la news su questa cosa, sulla visione medium. Sulla visione di Microsoft del gaming, appunto. L'abbiamo anche appena pubblicato oggi sul sito. Quindi ragazzi, punto esclamativo. Com'è che era? Punto esclamativo, sito, in chat? Era così? Devo imparare. No. Sai perché no? Perché non c'è il robottino acceso? Esatto, bravissimo. Ma quel robottino proprio è antipatico. Non c'è il bot, non essendoci il bot. Quello è. Andate su tribe.games allora. Che adesso lo linko. E comunque hanno parlato proprio di questo, di creare. Che loro si vogliono creare, cioè proprio tranquilli, questa egemonia di community fra di loro, che possono giocare tutti insieme in tutto il mondo. E giocare è bello, tranquillamente, senza farsi la guerra, perché non serve. Io cioè, alla fine la guerra basta, Non abbiamo più 14 anni, tanto sappiamo tutti che ci sono Microsoft e Sony che giocano, e poi c'è Nintendo che vince. Cioè. Lo sapevo. Per me è veramente facile la cosa, non c'è sta grande... E Sonic cos'è? Sonic è lì tipo in angolino ma perché devi infierire? No. Tu ciao hai... Paolino, vedi, se tu lo nomini e compare in chat. Io te l'ho detto che è sempre presente il capo.
Se tu dici Paolino, adesso è pam, spunta. Adesso dirà, adesso si chiederà, ma perché mi stavano nominando? Esatto. E io gli rispondo, Paolino, ti dico una sola parola. Il medium. Adesso ci blasta malissimo. Solo perché hai detto questa parola. No, l'ha detta Gaetano, non l'ho detta io. Ma io posso dirla. Lui ha già sbloccato il badge. Il badge, sì, sì. Io posso dire la parola. Sì, ma anche Veronica la può dire la parola. L'unico che non la può dire sono io. Perché sei stronzo, ma sapevo. Come sempre. Dai, che così bella come parola, Paolino. Il medium. E poi... Sto fomentando. Ecco, vedi, se la prende con me. Oh. Perché, dimmi perché l'hai fatto incazzare. No, per favore. Che... Perché l'hai fatto incazzare? Io pensavo di aver già fatto pace per questa cosa. Cos'hai fatto, sentimento? Mi devo organizzare per il suo compleanno, gli devo fare qualcosina di speciale. Cosa hai combinato, sentimento? Lascio la parola a te, se vuoi. Possiamo parlarne su una live, così... Oddio, se non dà fastidio e se di compagnia, volentieri, cioè. Aspetta, è qualcosa di tecnico? Sì, riguarda la live di ieri. Sì, riguarda proprio la live, sì. Cosa hai combinato in live? Che tra l'altro penso si veda anche nel... Assolutamente, sì. La si trova tutta su YouTube. Se vai a vederti proprio il pezzo di Elden Ring alla fine, impazzisci. Perché hai dato un po' di matto su Elden Ring? No, nel senso, io mi sono alzato in piedi durante il trailer. Più che altro, il problema è stato la data di uscita. Che nella fase di esaltazione massima... Ho detto a Paolino, vedrai che uscirà proprio quel giorno, ed è il giorno del suo compleanno. Quindi mi ha detto, se esce veramente il giorno del mio compleanno, tu non lo recensisci. Ah, ma scusate, ma io dopo pensavo che lo facevo io, sei arrivato tardi. Dopo ieri non lo so, Io ho l'anzianità comunque, non vorrei dirti questo, ma non è... Non vorrei dirti questo. Ma lui non è che gliene importi più di tanto. No, non è vero che non me ne importa. Dai, non mi mettere così, per favore. Cioè, voi avete fatto i conti senza l'oste. Ed è un'oste molto rompicazzo. Niente, ma non lo fai tu, tranquillo. Ieri sera mi ha fatto capire qualcosa di diverso. Voi non lo vedete, ma qua nel panico. No, non è vero. È tipo diventato perché tutto rosso panico, sulle guance. No, panico no. Diciamo che darò tempo al tempo. Ah. Puoi dare quello che vuoi, Manuel, tranquillo. Puoi dare quello che vuoi. T'ho detto Kingdom Hearts. Accontentati di quello. Già. Quando? Quando? Quello non è un problema mio. Lui ti ha porto la mano. Ti ha porto. Oh mio Dio, sono stanca. Ti ha dato la mano. Non è il mio problema. Se no possiamo fare così. Ce lo combattiamo tipo su un ponte con sotto gli squali. Sì, va bene. Su Sonic. No, perché su Sonic? Ok, facciamo così, io faccio Sonic, tu fai Elden Ring. Va bene. No. Perché a me Sonic fa cagare. Ah,
te l'ha detto Paolino, devi fare i conti con me. Più di aver messo la mia anima nel barattolo chiamato Trap Games, non guarda so che... io sono un pessimo, ma veramente pessimo avversario, Manuel. Sappilo. Ma il problema è solo uno, perché se è così io ho già perso in partenza, perché il codice arriva a te. Quindi, quindi capisci che c'è poco da fare. Io capisci già, perché vinco io. Io ho già barattato la mia anima, vediamo quello che arriva. Allora riformulo quello che ho detto ieri a Paolino, ma lo farà con te Gaetano invece. Arriverà il codice di Elden Ring, ti scaricherà il codice e poi ti manderà il codice usato, no, e tu dirai, ah, ma non funziona. In quel momento penso che potrei morire, probabilmente. No, ma sai, attenti cosa potrei fare? Riscatto il codice di Elden Ring, lo scarico, esatto, e faccio vedere a Manuel che lo sto scaricando. Ci mando proprio lo screenshot del download. No, penso che si rintanerebbe in qualche altro scopo. No, penso davvero che scapperei di casa per una settimana o più. Cavolo, io adesso ho l'ansia per tutti sti mesi. Però è bello avere la tua presenza, sai, quest'anno. Anch'io in realtà è la mia prima volta, però ti possiamo prendere in giro. Io se l'avessi saputo avrei fatto un attimino indietro. Avrei visto la conferenza fatta da te sul divano. Mi sarei tenuto un po' più safe. E tu hai voluto fare il geloso e non lasciarmi con Veronica? Bam, no, ma proprio. Che? Ma è stata lei a non volermi lasciare da solo a me. Perché ma io, cosa stai dicendo? Io le ho detto, sì, ma Netflix falla tu da sola. E lei fa, no, ma siamo insieme. Sì, perché è un ritorno... Allora, posso essere sincera, è un ritorno personale, perché poi a me Square Enix interessa. Quindi se tu hai presenziato adesso, a me tocca presenziare poi. A parte che potevi presenziare comunque per me. Grazie, Guy. No, parlavo di Veronica. Non è vero, comunque dai, ti vogliamo bene in redazione. Lo so, perché anche se sparissi per una settimana sentireste la mia mancanza. Assolutamente certo. Sì. Senti, che cazzo mando gli screen di Elden Ring prima che... No, no, non mi fare dire cose in live, per favore. Che no, e poi chi è che sono prendiamo? Sono sotto embargo. Ah, sì? Sì, quello proprio sotto embargo, non si può dire. guardalo, assolutamente no. No, ma pensateci bene, se Manuel se ne va via per una settimana, noi chi prendiamo in giro tutto il tempo? No, io però non la prenderei mai in giro. Ad esempio. No, Paolino sa bene che c'è un periodo durante questi mesi che è molto delicato, e se dovessi mancare durante quel periodo sarebbe un dramma. E Paolino sa. Credo che ti possa venire a prendere per stare male. Se mi trova. Ti trova. Se mi trova, perché... Manuel ti trova. Lui trova tutti. Ed è una minaccia questa. Sì, è proprio palese. In ma io volevo solo fare Elden Ring. Vedi? Io ormai lo conosco, Paolino. Sorry, Manuel. Ogni tanto succede. C'è sempre quel tipo del gruppo. E tu sei quel tipo. Esatto, confermo. Quello che dietro fa... Le faville. Le faville, ma davanti viene saccagnato di... Dai, pensa che quando c'era live Paolino con me, era Paolino solitamente quello che si beccava... Adesso sei tu. Ma infatti Paolino tutte le volte mi dice io non ti posso difendere da Gaetano, non ce la faccio. Sente ancora l'influenza. Esatto. Sai che non capisco perché è R? Elden Ring. Ah, Elden Ring.
aspettato quello che stanno provando. Deve essere una figata assurda. Io credo che sarei già morto. Io non ho mai provato il VR in vita mia. Io sì, sono stato male dopo averlo. Cioè male. Per due orette ho vissuto un'altra vita. Ah sì? Quello è successo anche a me, l'ho provato una volta. Sì. E sono finita su un mondo completamente a parte dal nostro. Dopo, cioè, tipo per due ore dopo averlo provato è una... vivi in un altro mondo. Ma... cioè è vera sta cosa, nel senso tu che... Tu sei mai andato a Gardaland? Sì, la parte quella 4D... No, la casa di Prezzemolo. Sì, certo. Ok, sì, sì, dopo sì. Quella tu metti i piedi a terra e non capisci... Cadi. Esatto. Sì. A me ha fatto... VR. Esatto, ha fatto proprio così. No, Paolino, questa conferenza è stata molto, molto bella. In realtà, questa che stiamo vedendo adesso, mentre stiamo parlando dei cazzi nostri, è il post-show, perché la conference è finita alle 7, quasi alle 7. Ha fatto 50 minuti di annunci, più o meno. E adesso hanno iniziato il post-show con interviste ai... protagonisti di Cobra Kai, adesso stanno mostrando questo Army of the Dead War. Sì. E basta, cioè nel senso, adesso stanno solo parlando di cose, quindi per questo siamo rimasti qua a cicciolare dei fatti nostri, ma in realtà potremmo anche chiudere, così faccio preparare loro due in modo che poi partano con Tribeca e si va. E Coach Media, Prime Matter, come... come, come, si vuoi, come si vuole chiamare. Comunque sì, hanno annunciato tante serie belle, anime animate e no. Aspetta, però... adesso so io come fare incazzare Paolino. Oh. Paolino, immagina un gioco Ubisoft che tu vuoi tanto. Dai, non essere cattivo. Immaginalo. Quello che era l'erede di Metal Gear, il suo grande rivale. Aspetta, conferma in chat intanto. Okay. Ok. Non esce un gioco, ma fanno l'anime. Il commento tarda ad arrivare. Adesso Paolino non commenta più. Non c'è più. Ah vabbè, ma penso lo sapesse già comunque. Paolino cancella il canale. Paolino cancella il canale adesso. Vabbè. Però promette molto bene. Cioè a dire questo. Ma infatti... Non la vedo come cosa negativa io. Io la vedo come cosa positiva perché magari vuol dire che voglio, ci credono. Stanno teaserando il gioco, secondo me, in qualche modo. Anche secondo me. Quindi, per me ci sta. Sono curioso adesso di vedere i doppiatori, tra l'altro, della serie italiana. Beh, Luca Ward tutta la vita. Esatto. Perché... esatto. E poi, comunque, ci sono due serie su Far Cry. Sì. Faranno due serie. Hanno mostrato il primo teaser di Cuphead, che è molto, molto bellino. Hanno fatto vedere... Ah, hanno annunciato la WitcherCon, che è praticamente un paio di giorni, no, un giorno forse di 9 luglio, dedicato alla serie TV The Witcher. Anzi, in realtà c'è anche CD Projekt Red, in realtà, quindi potrebbe esserci anche qualcosa sul gioco, magari tipo la versione next gen di The Witcher. E hanno annunciato un po' di cosine carine, in sì, realtà. Hanno fatto vedere il cast della live action di Resident Evil. Sì. Army of the Dead, esatto. Questo però è un teaser nuovo, sì. Batista, così. Sì, sì, sì. Però Out Now on Netflix. È uscita adesso.
Non mi ricordavo ci fosse Batista. The taco truck comes back, and that's why the VR experience is that way. But you got to watch the movie to know why. To know the relevance of the taco truck. Is it taco or taco? It's not taco, that's for sure. It's not taco. It's a good question. Taco. 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 Orange, dolphin. As Murray says. Our window to get low blow. that's a low blow. I can't say dolphin that's in why American between you guys. Keep you separated. Did you ever with Dave, did you ever do anything with Gears when you guys were? I yeah. So Dave did the Marcus Fenix re-records. Yeah. Evab. This huge video of smoke and they revealed him. And I was at home and I just got a delivery of toys. Fatti bene però sti zombie. Box version of and copied his intro because we never got one. You never got they never gave us that. Qual era la mossa di Batista, Kai? La Batista bomba? Sì. Tra l'altro Dave vuole anche partecipare al film o live action di Gears of War. Sì, sì, sì. Se dovessero farlo. L'ha chiesto a gran voce, lui è un grande appassionato di Gears. Sai che nel 5 c'è un DLC dedicato a lui. Che ti mette tipo in ai comandi di Dave. Bello, bello, bello. Army of the Dead. Ah, è di Zack Snyder la storia. Ah, ecco. Mi aspetto una grandissima roba. I'd watch this. Esatto. Bene, io direi di salutare. Esattamente. Uomo macchina. Eventuali novità comunicato sul sito. Sì, esatto. Perché adesso vediamo i vari comunicati e li facciamo. Man mano usciranno. E usciranno, spero presto. Credo presto. E vediamo un attimo che sto controllando intanto i... No, c'è solamente il comunicato sul Witcher, con e basta. Ok, ok. Massimo adesso lo faccio. Noi ci prepariamo alla prossima, allora. Esatto. E niente, è stato un piacere, ragazzi. Tra mezz'ora. Sì. Sì. La Sentimentos Family. e il Tribeca Show. Alle 21 Pagonello coi Sentimentos. Esatto, abbiamo preso il monopolio quest'anno. Sì, esatto. O intanto cambiate anche il nome, tra l'altro. Sentimentos Family o Sentimentos, a caso. con la live dedicata a Koch Media / Prime Matter, come abbiamo visto ieri sera. Non vediamo l'ora. Sì, 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 ci aspettiamo tante cose belle. Il calendario lo trovate sul sito. Con le live e chi partecipa. Adesso metto l'articolo qua, tanto è qua. Noi per adesso ci salutiamo, ci rivediamo tra poco, tra pochissimo. Ciao ciao ragazzi, ciao.